benvenuti in un nuovo video delle ricette di Alissa. Oggi prepareremo panini con hamburger di verdure. Allora, prima di tutto ci serve panini, formaggio, ketchup e ovviamente hamburger di verdure. Prima di tutto cuociamo gli hamburger di verdure nel forno. E ne mettiamo 3. Ed ecco, ci devono stare 10 minuti. E ora aspettiamo. Non vedo l'ora di assaggiare questi hamburger e i panini col formaggio e il ketchup. Mentre i hamburger si cuociono, ci mettiamo ketchup e formaggio. Mettiamo da una parte un po' di ketchup qui e un po' di formaggio qui. Si prende un po' di ketchup, lo mettiamo qui. E dall'altra parte ci mettiamo il formaggio. Ecco fatto, non vedo l'ora di assaggiarli. E lo facciamo lo stesso con tutti gli altri panini. Ecco qui, sono pronti. E ora li mettiamo nei nostri panini. Ora si chiudono. Sono pronti i nostri panini. Sono venuti benissimo. Sono perfetti per le feste di compleanno, perché gli piacciono ai bambini i panini, ma in più mangiano pure le verdure. Anche a me piacciono molto le verdure, ma sono molto curiosa di assaggiarli. Ora mettiamo gli ombrellini, perché così, se è una festa di compleanno, si possono decorare. Si possono aggiungere pure altre cose, oltre agli ombrellini. Oh, l'altro gatto. Mettiamo l'ultimo e poi li assaggiamo. Ed ecco i nostri panini! Sembrano fatti bene. Ok, li abbiamo finiti e adesso li assaggio. Io mangio quello rosso, dai. Guardate quante verdure ci sono dentro, però il sapore è buonissimo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!